Buonasera, ben trovati. Oggi parleremo di Snowland, un evento che propone per il secondo anno consecutivo Livigno, un evento che si pone come obiettivo quello di essere un evento attrattivo, attrattivo ma anche di comunicazione, di grande comunicazione, un festival di musica commerciale e poi anche tante altre cose. Lo scopriremo questa sera con i numerosissimi ospiti che vi presento. Abbiamo con noi il vicepresidente dell'Associazione Turismo Commercio, Daniele Compagnoni. Buonasera, Buonasera. benvenuto. Al suo fianco abbiamo Epi Bormolini. Buonasera, Epi. Buonasera. Benvenuto anche a Epi. Abbiamo Mirko Bertoldi, amministratore delegato di Radio Number One. Ho detto bene? Eventi di Radio Number One, Di esatto. eventi di Radio Number One. Abbiamo Stefano Morcelli. Buonasera, DJ, appassionato, fruitore di festival musicali. Sull'altro lato abbiamo Alessia Galli, buonasera Alessia, Buonasera. marketing manager di Mottolino. Ospitiamo per la prima volta Erio Galli, noto imprenditore di Livigno, da tutti conosciuto per ovviamente l'hotel Bivio, ma imprenditore a tutto tondo. Al suo fianco abbiamo il responsabile marketing di questo gruppo, buonasera anche a Daniele Gerlin. E poi naturalmente riconoscibilissimo da tutti abbiamo Cisco Fly, DJ, animatore, organizzatore di grandi eventi e fondatore di una scuola di danza, La Nuova Era. Benvenuto anche a Cisco. L'evento è alla sua seconda edizione, viene riconfermato il format, ma diventa evento di stazione, evento di località. Anche per questo abbiamo qui questa sera il vicepresidente degli albergatori. Daniele, ho detto bene, è un evento di stazione? Sì, praticamente quest'anno lo Snowland sarà proprio un evento di località. Infatti era stato richiesto a noi dell'associazione di valutare un attimino questo tipo di evento, che impatto avrebbe avuto sulla località e sui vari operatori. Noi ci siamo trovati in consiglio, siamo arrivati un pochettino tardi a dare anche noi il nostro parere, però una volta che abbiamo avuto tutti gli elementi siamo stati capaci, siamo stati in grado di definirlo sicuramente un evento di località. Questo vuoi per diversi fattori. Primo fra tutti è che appunto un imprenditore di Livigno investe del proprio tempo, dei propri soldi e tanta energia in una cosa così grande. Altra cosa importante è che coinvolge diverse categorie della nostra associazione, quindi ci saranno, dopo spiegheremo, dei pacchetti per gli alberghi e per gli appartamenti. Gli stessi commercianti potranno usufruire di alcuni vantaggi dando degli sconti, avendo diciamo, dei certi gadget o comunque dell'immagine riguardo a Snowlands nelle proprie attività. E poi certamente anche un discorso che i personaggi che sono stati invitati quest'anno sono ancora più importanti di quelli dell'anno passato. Uno fra tutti è Bob Sinclair e questo sicuramente darà spazio e notorietà ancora di più a Livigno. Quindi ci sono sicuramente diversi elementi che possono dare risalto e importanza a questo evento, chiamarlo evento di località a tutti gli effetti. Daniele Gerlin, quindi non un'operazione di marketing fine a se stessa. Assolutamente, noi crediamo che sia un evento che possa dare un'ulteriore spinta per conclusiva, diciamo, alla stagione. Infatti abbiamo notato, studiando i flussi turistici e le statistiche che vengono fornite anche dall'APT, che l'ultima settimana di aprile le percentuali di occupazione di alberghi e di appartamenti decresce notevolmente rispetto alla settimana precedente. Per cui abbiamo pensato qualcosa, un evento che possa comunque portare e incentivare le persone a venire a Livigno e poter scoprire questa città, questo paese, anche sotto un'altra veste. Infatti, aprile è una stagione in cui si può sciare con delle temperature più miti e quindi sicuramente con un ambiente più favorevole, più consono, che possa essere vissuto da un po' tutti, anche chi è meno avvezzo al freddo, alla montagna, in modo diciamo più Festaiolo, festaiolo, aprile è un ecco. mese festaiolo, diciamolo.
Vorrei sentire da Erio Galli innanzitutto come le è venuta questa idea. Sappiamo che è molto attento, che ha girato tanto, che è un attento osservatore, perché è osservando anche gli altri, quelli più bravi, no? Che si portano a casa le idee più belle a volte. Ecco, come le è venuta questa idea? E soprattutto dopo l'edizione dello scorso anno, che è stata un'edizione zero e un'edizione anche forse un po', diciamo, non semplice, no? Un po' condizionata, tra virgolette. Che idea si è fatto per questa nuova edizione? Ma sì, l'idea era venuta, era un po', come diceva lui, no? I fattori non è mai uno solo, no? Quindi c'era l'ultima settimana di aprile che effettivamente gente non ce n'è più in giro, lo dico. Ma perché tutti vanno a Ischia a fare una festa e da noi non si può fare questa cosa qua? Quindi proviamo a riempire i posti letto. Perché non proviamo anche noi a dare un po' di notorietà alla nostra località? Dico, lo fanno in tanti, no? Dico, ci sono tanti. E allora cerchiamo magari un evento che possa attrarre persone e contemporaneamente dare anche un po' di prestigio alla località. La musica ci è sembrato che fosse la cosa più inerente. Come dicevate prima, aprile è un mese che, se la giornata è bella, si presta, no? a una bella giornata sugli sci, con un clima favorevole, con uno che ascolta la musica, che si possa anche divertire. E quindi mi piaceva l'idea di far passare questo concetto, che se uno viene a sciare a Livigno in aprile, ma proprio a Livigno, perché dalle altre parti magari non sci più in aprile, ma mentre invece da noi sci ancora, e sci in quella condizione che anche il non amante dell'inverno gli può piacere. E allora metti assieme un po' tutto e esce che una volta erano i concerti i catalizzatori, adesso sono più i festival, no? E quindi io ho sentito un po' le persone che ho vicino che occupano di queste cose, quindi Mirko di Radio Number One, Sisko, un ragazzo tedesco che oggi non c'è, che è Oliver, lui, gente che frequenta festival, gente che conosce questa realtà, e assieme a loro abbiamo pensato a questa cosa. Quindi l'idea di un festival con tanti artisti, quindi un evento su più giornate. Ecco, questa è la differenza tra quest'anno e l'anno scorso. L'anno scorso una giornata, quest'anno due giornate, quindi diventa veramente un festival. La gente dovrebbe arrivare per nottare, due, tre, quattro notti, abbiamo già richieste per quattro notti, anche per quattro notti. E diventa festival perché assieme ci mettiamo più appuntamenti, uno in cima al Carosello, uno in cima al Mottolino, e diventa una cosa che se uno viene qua per questi due o tre giorni ha diversi appuntamenti in giro per la località. Ecco, abbiamo detto tanti partner coinvolti, tanti sostenitori, non poteva mancare ovviamente la Mottolino che in quanto a musica ha già un certo background, una certa esperienza. E con un certo rammarico forse ne parlo ancora oggi, perché sono stati eventi straordinari, bellissimi, e anche questi non sempre fortunati, almeno forse non quanto avrebbero meritato. Beh sì, sappiamo benissimo che la variabile fondamentale a suo tempo dei concerti in quota era quella del meteo, del tempo. La condizione era anche diversa, si trattava di portare un concerto in quota con un artista, dipendere totalmente dalla giornata bella o brutta, e quello avrebbe determinato e decretato anche il successo o meno dell'evento. In questo caso si parla di un festival, si parla di molti attori coinvolti all'interno di tutta la località, quindi non basta poter dire è brutto tempo, magari non c'è il momento di intrattenimento esterno così popolato come ci si aspettava, ma ci sono altri momenti in cui comunque innanzitutto la gente si sposta, viene a Livigno, viene a dormire, viene negli alberghi e poi frequenta i vari locali, soprattutto anche in funzione degli accordi stretti
con i commercianti avrà modo anche di frequentare tutta la località, quindi c'è una differenza importante. Si parlava di Ischgl prima, credo che noi siamo stati pochi giorni fa in trasferta, abbiamo avuto modo di parlare con il direttore degli impianti. Questi grandi concerti con ospiti di un profilo assolutamente altissimo non sono di successo, non chiudono in positivo, spesso e volentieri, anzi chiudono in... prevedono investimenti, insomma, prevedono investimenti importanti, però cosa c'è di assolutamente positivo e di assolutamente favorevole? Che quello, è la fine della stagione invernale, è lì che si va a far festa. E è lì, speriamo che diventi, era lì, perché adesso mi auguro che nel tempo saremo seri competitor anche in questa attività, però è quello che poi succede, no? Una destinazione prende una chiara identità, e quello è, oltre a quello che chiaramente fanno, è un luogo di festa, senza nulla togliere prima, però diventa poi il momento di chiusura. Anche feste. Quindi la vostra idea comunque è quella di attrarre un pubblico eterogeneo oppure un pubblico di giovani? Qual è il target di riferimento? Il bello dei festival, che mi hanno spiegato, è proprio questo, no? Che ai festival ci vanno tutti, ci vanno i ragazzi, e ci vanno le persone adulte, e il fatto che ci siano più artisti, più personaggi, accontenti uno, accontenti l'altro, e soprattutto all'estero, dove questa cosa qua è affermata, il Belgio, capito, insegna proprio. Al Tomorrowland ci sono proprio le famiglie, no? Al Tomorrowland ci sono gli stand dove c'è il ristorante gourmet che invita i propri clienti a fare delle degustazioni, ci sono i centri benessere che fanno i massaggi, capito? Non è più un posto dove uno va e ascolta la musica e basta. È finita lì, no? Certo. È un punto di ritrovo dove ci si trova, e poi vorrei quasi dire un po' tipo Oktoberfest, no? Uno fa una cosa, uno fa giro sulla tappa panoramica, uno mangia, uno, anche certo. Perché durano un lasso di tempo molto lungo, no? Sentiamo Mirko Bertoldi, che è un esperto di eventi, perché Radio Number One è partner e promotore di tantissimi eventi. Come si inquadra questo evento nel panorama italiano delle stazioni turistiche? Che idee vi siete fatti? Come verrà spinto? Allora, come evento devo dire che è assolutamente in linea con la nostra filosofia, per questo motivo che ci siamo spesi, perché solitamente come Radio Number One non andiamo a lavorare tipicamente nei locali. Tant'è che, per farle un esempio, abbiamo fatto 18 capodanni in piazza, tra cui anche quello di Sondrio, e il nostro habitat è proprio quello, cioè sicuramente il divertirsi che quindi può includere le tre birre, i due cocktail, il vin brûlé, non facciamo i samaritani, ma però un divertimento che non tende al rave, ed è per quello che quando mi ha esposto il progetto Aereo l'abbiamo sposato immediatamente. Cioè non è una festa dove ci si devasta, no. Per intenderci, andiamo subito a toccare questo che è un tasto che preoccupa molto, che quindi non sarei qui, deve se essere no. Sfatato. Esatto, no, è per quello che l'abbiamo trovato particolarmente in linea, è divertimento, però con un mood che possa essere riconducibile a quello delle feste, le notti bianche, tutto quello, è per quello che si è anche ampliato, andando nel suo palinsesto, ad occupare la fascia diurna che può essere più confacente ad un certo pubblico, andando ovviamente a strizzare l'occhio con gli after party a tutto quello che può essere il mondo più giovane, ed includendo anche altre declinazioni di quello che possa offrire la località, lasciando perdere il duty free e tutto quello che offre già la località per sé, che non è che porti Snowland, ma certo. Snowland cerca di valorizzare, perché è un dare avere, una dialettica che si va a instaurare, ma possono essere anche le esibizioni, quando si va a fare il freestyle in quota, piuttosto che nei vari rifugi durante le varie giornate, sono previste anche le esibizioni di freestyle con la BMX e tutto quanto, quindi allargare il panorama dell'evento, diventa una festa tutto tondo. Ho letto da qualche parte, nothing is better than skiing in bikini, che cosa avete in mente? Fateci capire. Cioè quindi niente di meglio che sciare in bikini, quindi innanzitutto avete previsto che sarà caldo. Deve essere caldo assolutamente, altrimenti devo scaldare gli animi. Nell'Unione Sovietica bombardavano le nuvole col solfito, qualcosa di argento, quindi funzionava. Si può riproporre. Senza no. Andare a condizionare le sfere alte, quindi... No, ma questa lì... cosa qua avrebbe due risvolti. Uno è far divertire al momento,
ovvero in qualunque luogo ci si trovi, quindi. No, ci sarà un momento in cima al Camanel dove ci sarà un contest dove si scia, è semplicemente una cosa simpatica così per questa sciata in bikini che avrà poi un contest, no? Ma è una cosa molto semplice. Certo, naturalmente perché, tutto verrà filmato, documentato e diventerà virale, quindi. Esatto, ma sta cosa qua, quindi a Livigno. Ma sta cosa qua è solo per far vedere che a Livigno si scia e fa caldo. Noi vogliamo far vedere che devono venire a Livigno anche quelli che dicono no, ma noi Livigno è il paese più freddo del mondo, io là non ci vado, io lì non ci vengo. No? Un falso ideologico, invece in realtà a Livigno il clima è secco e quindi o è freddo o è caldo, ma freddo lo è solo d'inverno, è d'aprile. Infatti poi dopo questa immagine, poi dopo va avanti, no? Quindi il momento di per sé è un momento che dura poco, ma la valenza è proprio quella poi di poter avere tutto questo video e foto così da poter far girare. Ho interrotto quello che stavamo dicendo, quindi per appunto per sfatare, no, anche le paure di tanti genitori, no, e di quelli un po' più, come dire, datati, no? Questo è un evento che vuole coinvolgere tutti, che vuole offrire una vacanza sulla neve un po' diversa. Tantissimi artisti, perché la scelta di portare tanti artisti? Per aumentare sicuramente la variabilità musicale, poi quest'anno a maggior ragione sugli allestimenti, nonché sugli spettacoli a contorno si investirà, perché potrà diventare una sorta di festival, deve diventare uno spettacolo, perché ovviamente l'inserire spettacolo e attrattività evita quell'atmosfera di alienazione che porta invece al rave, perché è quella la direzione, cioè se si va sull'open, se si va su situazioni che quindi portino anche a non avere un punto fisso, una musica molto ipnotica e tutto quanto, si va verso il festival, che è quello che ci dicevamo prima. Da lì anche la scelta artistica, che porta un pochino a potersi appassionare per un genere, conoscerne di altri, certo, oppure anche fare qualcos'altro. Ma prima di parlare di questo grande personaggio, vorrei chiedere a Morcelli, che appunto dicevo è un DJ, ma è anche un grande fruitore di festival, che pare siano a questo punto la tendenza del momento, ovvero degli eventi dove si incontrano tanti artisti, si ascoltano anche musiche e modalità di far musica diverse, e quindi ci vuole spiegare perché fa così tanti chilometri per frequentare questi eventi. È una questione di passione, la musica come forma d'arte ti porta a seguirla nei posti migliori, e mi ha portato a girare un po' il nord Italia nelle mie possibilità di tempi e di disponibilità economiche per vedere i DJ che mi interessavano di più, scoprirne di nuovi, e sicuramente mi è dispiaciuto appurare che erano sempre lontani da casa mia, e quindi sotto questo aspetto sono veramente felice che ce ne sia uno a 10 km da casa mia. Potrò venirci a piedi questa volta magari, però sicuramente è una questione di passione, e il mondo della musica e della musica dei festival vede sicuramente negli ultimi anni una grandissima crescita di giovani appassionati a questo mondo, a questo tipo di musica, che si spostano anche da nazioni veramente lontane per ascoltare i loro DJ preferiti, e in contesti e ambienti sempre diversi, perché la caratteristica dei festival è di essere comunque multiforme, di avere sempre un'esposizione diversa in base agli organizzatori, di avere ambienti diversi che possono essere le spiagge, possono essere la montagna, la neve come quello di Livigno, possono essere le distese nei prati come il Tomorrowland, e questo porta veramente gli appassionati a fare chilometri di distanze per sentire i loro DJ preferiti e vivere un'atmosfera unica, perché l'atmosfera del festival è un'atmosfera totalmente diversa da quella della discoteca in cui un ragazzo passa il sabato sera. Il festival è un luogo all'aperto dove può godere di uno spettacolo, come ha detto Mirko, che viene creato appositamente per pompare la grandiosità anche dei nomi che porti, e questo pompare
fa del festival la sua grandiosità e è un continuo traino, perché più tu organizzi una cosa in grande, più il nome aumenterà e porterà persone e appassionati da tutto il mondo. E i maggiori festival che ci sono oggi al mondo hanno una storia che è iniziata 10-15 anni fa e contano 200.000 partecipanti. Per festeggiare gli anniversari della loro creazione hanno anche spartito l'evento su 2 settimane, quindi raddoppiando, arrivando a 400.000 spettatori. Io penso che sia un augurio che possa arrivare sempre più persone. Se Credo che dovessero arrivare annullino. tutti questi, come la mettiamo con i posti letto, Galli? Sarà dura. Noi siamo Sarà dura. contenti. Comunque, proseguiamo così con la Valtellina. Riempiamo anche le strutture limitrofe. Ma Sisco, è d'accordo con te? Ricollegandomi un attimo Sì. con i chilometri percorsi, la prima prenotazione, proprio il giorno in cui abbiamo aperto le vendite, è stata di 14 ragazze belghe che si fermeranno con noi per più giorni, quindi sicuramente loro hanno recepito il messaggio e sono state proprio Le le prime a prime. prenotare. Quindi, bene, sentiamo se Sisco è d'accordo con questo entusiasmo e. No, beh, assolutamente una bellissima iniziativa. Io vorrei comunque ringraziare Erion perché io ormai sono un po' di, sono quasi 7, 8 anni, insomma, che lavoro qui a Livigno. Me, come tutti gli altri DJ, abbiamo sempre pensato a questa cosa qui, ma non riuscivamo mai a capire o a trovare qualcuno Che ci che ci credesse. credesse, esatto, che ci crede molto da investire. E quindi quando l'anno scorso è uscita fuori questa cosa qui, era una sorpresa per noi, ma anche una grande opportunità per Livigno, perché noi che lavoriamo dietro a questa cosa qui sappiamo cosa vuol dire. E poi abbiamo guardato tutte le altre località che lo fanno. Porta gente, porta comunque un riscontro molto positivo. Quindi io credo che poi quest'anno l'evento con l'ospite che abbiamo supera se stessa. È un evento che comunque secondo me dal punto di vista come offerta turistica è molto molto positiva e buona per Livigno, anche perché è festa della musica, quindi è un festival della musica dove la musica mette d'accordo tutti, quindi è un evento che riesce a mettere d'accordo tanta gente diversa, visto che comunque Livigno, essendo una località internazionale, l'unico evento che secondo me è in grado di offrire un intrattenimento, un divertimento su questa scala rimane, cioè rimane un festival elettronico come questo, insomma. Poi dietro ci sono spettacoli eccetera eccetera che dopo andremo ad analizzare. Ah sì, esatto, quindi sempre nell'aspetto dell'organizzazione, per quanto visto che comunque sono nell'aspetto della danza, ho un po' di Che cosa amici. proporrai in questo Guarda, festival? stiamo lavorando per i miei ragazzi che verranno, i miei allievi di danza, quindi io allievi da Livigno, Bormio, Tirano, Sondrio, per loro è un sogno partecipare e a ballare sulle Davanti a un grande tracce, pubblico. esatto, quindi stiamo lavorando. E in più abbiamo questi idoli, diciamo, che 4 anni fa sono già venuti qui in Valtellina, che sono Mike e Ricky, praticamente sono il ballerino ufficiale di Miss Italia e di X Factor, cioè vi parlo di quest'anno che è andato in onda, e loro saranno proprio con noi. Poi per tutti gli altri dettagli sulla pagina Facebook vedo che è aggiornatissimo, insomma. E quindi si Quindi è troveranno. una, sì, è una festa cioè, che muove il paese, insomma, quindi dalla Valtellina alla Lombardia. Certo. E ho già un sacco di anch'io parlandone con persone, quando parlo di questo evento rimangono tutti illuminati e non vedono l'ora, quindi è una cosa molto molto positiva. Abbiamo anche Happy Bormolini, una garanzia, insomma, è rassicurante la presenza di Happy. Innanzitutto sappiamo che si mangerà anche, giusto? Infatti già l'anno scorso Erio mi aveva coinvolto, comunque seguendo un po' appunto quello che è stato detto finora, logicamente un festival della musica come si sta organizzando non può essere senza l'appoggio e il supporto anche di poter degustare dei prodotti locali. E pertanto
in questa occasione sarà l'opportunità anche di poter degustare una buona polenta taragna piuttosto che una bella grigliata mista e tante altre cose che naturalmente insieme all'organizzazione si vedrà di strutturare, di mettere appunto per quanto riguarda l'evento, sì, come proposta. In più location quindi anche. Quindi non mancheranno i prodotti locali, abbiamo sentito, è già un po', ci è venuta anche un po' fame questa l'ora. ecco, magari sentiamo sempre da Galli, da Aereo, anche se qui si chiamano in tanti Galli, quindi voglio specificare. appunto, come si, l'evento abbiamo detto proporrà iniziative poi in tante location diverse, ma vi sarà un cuore pulsante, una location, un quartier generale dove si svolgerà l'evento? Allora, pensa che sì, sarà sempre lì all'Alpen Village. L'anno scorso l'abbiamo fatto nel parcheggio che guardava giù il paese, fuori dal cielo. E naturalmente ci hanno detto, guarda che lì è un po' rumoroso, se puoi fare qualcosa. Allora abbiamo fatto una richiesta al comune per farla nella zona lago. E dico, se ce lo fai fare giù al lago, non disturbiamo, rivolgiamo le casse verso la Svizzera. Verso la Svizzera, quindi. Semmai si lamenta Zerne. Sa proprio. Ecco. E niente, quest'anno non ha funzionato e quindi lo faremo sempre lì, però andiamo nel parcheggio dietro, okay. Rivolgiamo le casse verso la montagna, il parcheggione farà un po' d'anfiteatro e quindi lì sarà il festival vero e proprio, dalle 5 alla mezzanotte. Questo su due giornate? Su due giornate, sì. C'è il ponte che è di lunedì e quindi noi faremo sabato e domenica e poi lunedì li lasciamo andare a casa con calma. Li siamo... Certo, rientrare. Però ci sono i due momenti precedenti che saranno uno al Carosello e uno al Camanel che sono altrettanto importanti. Vuole dirci qualche cosa, vuole anticiparci qualcosa Alessia Galli oppure no su questi eventi? Sono un po' momenti, fanno da contorno sicuramente a quello che è tutta la line-up di DJ presenti, dimostrano un po' quello che è il coinvolgimento della località, no? Non si sono soltanto i singoli, non c'è soltanto Aereo come singolo imprenditore, adesso ci siamo anche noi a supporto appunto di questo evento in cui crediamo anche per il profilo internazionale che gli è stato dato già dall'anno scorso ma in modo particolare quest'anno con il super ospite, quindi fanno un po' da contorno, da cornice, permettono anche a chi viene a Livigno di fruire anche di situazioni particolari, perciò ecco questo è il concetto fondamentale per cui noi ospitiamo. No, ma poi secondo me fa proprio la differenza, no? Perché se noi stessimo lì solo nel parcheggione potremmo quasi quasi anche essere, capito, ai piani di Bobbio, no? Mentre invece vogliamo che la gente vada proprio in cima, in quota, per poter dire siamo in cima alla montagna, c'è ancora la neve e facciamo una cosa che solo qui possiamo fare. Saranno 25 DJ per 35 ore di musica, è giusto? Sì. Ecco, vuole già parlarci di questi artisti, vuole dirci chi ci sarà, abbiamo capito, ci saranno tanti artisti locali. Questa anche è una grande opportunità, come diceva Siscono, quindi ci saranno i DJ che già lavorano qui nella stazione. Esatto, ed oltre a loro ci saranno sabato Bob Sinclair, che penso sia conosciuto da tutti quanti, quindi è un DJ internazionale che fa un genere elettrocommerciale che comunque si ascolta anche per radio. E questo si esibirà sabato, mentre la domenica è un po' più spinta sul DM e ci sarà Jay Hardway che arriva proprio dal Tomorrowland, che è un po' il nostro riferimento, l'evento di riferimento. Nari e Milani, che coinvolgono la fascia di pubblico del nord Italia, sono molto conosciuti anche in America perché hanno un genere che adesso sta avendo molto successo negli Stati Uniti. Poi Tania Lacroix, che è una DJ svizzera e molto conosciuta, molto seguita, per cui abbiamo cercato di coinvolgerla proprio per il seguito, per il seguito che ha nel mercato svizzero.
e dei DJ che CDJ si chiamano, CDJ Team, che vengono dalla Romania, e anch'essi porteranno con loro un folto gruppo di rumeni che sono comunque, hanno già organizzato dei pullman, e quindi sicuramente sono i benvenuti. Sono già stati i nostri ospiti e si sono trovati molto bene nella località, per cui spargeranno la voce. Inoltre in Belgio abbiamo altri DJ che hanno una fama meno, si sono meno noti, però sono molto forti nel loro paese, e quindi riteniamo possano essere interessanti, proprio perché coinvolgeranno turisti che vengono da questo paese, che è un paese in cui su cui Livigno punta molto, e quindi anche noi puntiamo molto, proprio perché sono degli ospiti molto graditi. Bene, vogliamo spendere qualche parola in più su Bob Sinclair. Perché è così noto e perché è così importante avere un artista di questa fama? Credo che sia stato così noto perché essenzialmente è stato il primo DJ fenomeno di massa, da quando c'è stato il passaggio dalla dance anni 90 invece alla musica un pochino che tendeva a sonorità più elettronica inizio anni 2000. Lui ha veramente viene anellato almeno 6-7 singoli di successo internazionale che eviterò totalmente di canticchiare, però basta googolare un attimino e si trovano al volo. Sparti, ecco, Generation. La fortuna è averlo a sinistra. Però, e quindi è stato il primo DJ fenomeno, ha investito molto bene sulla sua immagine, infatti credo che l'emblema del fatto che lui abbia avuto così tanto successo sia il fatto che lui sia noto al ventenne come al sessantenne. Tutti lo conoscono. Mia mamma, ad esempio, quando l'ho citato Bob Sinclair, era esplosa, non dico l'età di mia mamma assolutamente, e poi lui quindi è stato molto bravo a investire sulla propria immagine, è un'immagine pulita, cioè va bene, è associabile alla discoteca, ma è anche, come diceva giustamente prima Daniele, è molto radiofonico. Stefano, ma i giovani che incontri a questi festival sono giovani tutti un po' così persi nella musica, che amano ballare? Ma sono giovani che seguono una passione come la mia, e nella maggior parte dei casi basta la magnificenza dello spettacolo che si riesce a creare per appagarli della spesa, del viaggio che fanno, e perché sono felici di aver trovato un punto in cui sfogare il loro amore per la loro passione. E io in questi festival ho avuto la fortuna di conoscere tante persone e stringere amicizie, o di conoscere di persona amicizie che avevo fatto su Facebook, per esempio. Quindi è anche un punto di aggregazione, perché conosci le persone sui social network e dici: ah, ma allora ci vediamo là, che diventa un punto di riferimento, perché si è riusciti a portare quell'ospite importante, e quindi può venire una persona da 10 km di vicinanza, come quello che viene magari dalla Sicilia. E questo è sicuramente il fattore più importante di questo festival. Ecco, e ti piacciono questi personaggi? Chi ti piace di più? Assolutamente, sicuramente il personaggio più interessante è Bob Sinclair, perché ha una caratura veramente mondiale. In una serata organizzata da te, quante volte lo metteresti, per esempio? Bob Sinclair, c'è una discografia talmente lunga che sarebbe tutta la serata sulla musica sua, però è veramente un DJ top. Lui, come diceva Mirko, ha lanciato un genere musicale assieme ad altri DJ, che era la French Touch negli anni 2000, ed è stato tra i fautori, e per questo è riconosciuto a livello mondiale ed è un'icona di questo tipo di musica. E anche oggi, nonostante siano passati 15 anni da quando è esploso, ha ancora forte seguito anche tra i giovani, perché negli ultimi anni comunque ha collaborato anche con artisti nazionali italiani come Raffaella Carrà. A Far l'amore è un brano che in radio è passato tantissime volte ed è stato ballato da tutte le età, e quindi anche il fatto che un personaggio, un DJ francese, abbia collaborato con una cantante come Raffaella Carrà, la dice lunga. Se la sdoganate voi, diciamo che ecco, allora cioè, bene. È veramente un prodotto che
è veramente un DJ che ha saputo continuare bene anche negli anni, perché è facile magari in certi tempi essere sull'onda e poi cadere. Invece Bob Sinclair sono 15 anni che è sull'onda, che è sul pezzo, e quindi cambiando anche il suo tipo di sound, e però riuscendo sempre a farsi apprezzare. Ad essere di tendenza. E essere di tendenza, esattamente, e che è la cosa più importante per un festival, perché avere uno special guest che fa tendenza è quello che poi porta anche quelli che non sono appassionati, perché quelli che sono appassionati possono andare ad ascoltare quel DJ che magari è di nicchia. Invece quello che fa anche tendenza, se Bob Sinclair è un DJ che ha una bella presenza, che lo vedi, lo senti in radio, ma lo vedi anche in televisione, perché fa le comparsate anche in televisione, è un DJ che anche le persone che non sono del settore appassionati di musica, certo, lo riconosco, verranno a vederlo. Buca lo schermo come Sisco, sì. Possiamo dirlo? Assolutamente. Yeah, c'è i capelli lunghi uguali quasi. Beh, non ho i suoi soldi, però. No, insomma, sei solo l'inizio, hai detto 6-7 anni, insomma, magari. Bisogna crederci. Assolutamente, continuare a sognare. No, beh, Bob Sinclair assolutamente, penso, hanno fatto il top quest'anno. Io vorrei, cioè, è un'icona, quindi secondo me ha un impatto bestiale. Riuscire ad averlo, quindi basta dire Bob Sinclair che è la nostra punta di diamante per questo evento, quindi sono sicuro che Snowland quest'anno avrà un il successo che successo. Si merita, assolutamente. Avrete anche un bel po' da fare, perché dovete organizzare le navette, vi organizzerete anche per il trasporto magari da Sondrio, avete pensato anche a questo? Ho pensato appunto a dei pullman che da Morbegno salgono, in modo tale che arrivare fino a Morbegno, abbiamo visto che è facile un po' per tutti, e poi da Morbegno in poi potrebbero prendere un autobus e venire direttamente senza fare tutto il pellegrinaggio. Certo, perché di questo si tratta, soprattutto in questi fine settimana, in questi ponti. Esatto, esatto. Quindi ci sarà anche tutta un'organizzazione per portare... Ma, sì, ci sarà quello per portarle avanti e portarle indietro, poi l'organizzazione nel gestirli quando sono qua, perché ci aspettiamo 5.000 persone, no? Quindi senz'altro. Che cosa vi fa pensare che arriveranno 5.000 persone? È perché noi siamo ottimisti. E noi sappiamo che se Erio ci crede, no, vabbè, poi magari ho visto, fa 4 giorni di nubifragio e quindi. Certo, veramente... comunque diciamo bisognerà essere pronti, bisognerà gestirli. Quindi sì. Ma anche... infatti noi adesso abbiamo fatto dei pacchetti, grazie all'Unione Turismo e Commercio, abbiamo proprio in questi giorni abbiamo chiesto la collaborazione un po' di tutti gli operatori per trovare appunto delle sistemazioni per quando poi dopo questa gente poi prenota, non dovrebbe essere un problema perché non è un periodo di alta stagione, ma quindi lo volesse la Madonna che si riempie tutto, no? No, poi dopo beh, con le altre località vicino hanno avuto forte successo. Sì, sì, sì. E comunque voi intendete proporre e offrire un'opportunità a tutti, non è una cosa per pochi imprenditori. No, infatti il ritorno sarà per tutti, tutti i locali lavoreranno, saranno coinvolti. Ma era già partita così l'anno scorso, no? Però l'anno scorso siamo partiti un po' così, anno zero, siamo partiti da facendo le cose all'ultimo momento, quindi l'immagine poi è quella che è, e ognuno legge poi quello che vuole leggere, no? Quest'anno ci siamo presi un po' più di tempo in più, alla fine si arriva sempre tardi lo stesso, no? ma comunque siamo contenti perché siamo riusciti a coinvolgere tutti quelli che sono il pub, quindi il Mickey's, il Marcos, per tutte le feste che poi seguiranno la mezzanotte, no? In modo tale che queste persone, se vogliono proseguire, almeno hanno dei posti dove andare, no? No, un'ampia scelta. In questi giorni una mail che abbiamo mandato a tutti i nostri associati, appunto, che dà la possibilità di partecipare all'evento attivamente, sia al reparto ricettivo, quindi agli appartamenti e agli alberghi, sia ai negozi. Quindi adesso ormai penso che oggi sia stata inviata questa mail, e domani appunto possono già iniziare ad aderire attivamente all'iniziativa, allo Snowland, a farne parte a tutti gli effetti, a poter apparire sui loro siti,
a poter eventualmente prendere le prenotazioni direttamente con il loro ufficio booking, oppure un'altra alternativa più snella nel poter fare, diciamo, della prevendita dei biglietti direttamente agli alberghi. Quindi gli alberghi e gli appartamenti avranno questa arma in più per poter attrarre dei turisti in questo periodo, che sicuramente a fine aprile non c'è mai una grande affluenza, o se ce ne fosse una grande affluenza, avere una possibilità in più appunto da offrire. Stessa cosa i negozi, visto che non è un evento di località, avranno delle bandiere, dei flag, delle cose all'esterno delle proprie attività, proprio per far capire, far respirare l'aria in paese che lo Snowland è dappertutto, insomma, non è solo in cima al Mottolino o al Carosello o all'Alpen Village, ma è in tutto Livigno, e questo è fondamentale perché i livignaschi capiscano che questa è la strada, potrebbe essere la strada giusta da seguire per fare un bel festival alla fine stagione ogni anno. E quindi anche per chiudere una stagione, come in particolare anche questa, dove è importante, no, proporre qualcosa ogni settimana. Questa manifestazione ovviamente avrà insomma, poi anche tutto un seguito, un ritorno in termini di comunicazione, ma siete già partiti anche con la comunicazione ora per promuoverlo? Sì, sì, siamo partiti con la nostra comunicazione e l'ha seguita tutta Daniele. Ecco, come naturalmente, ecco, la cosa che mi piaceva dire è che la comunicazione è Snowland Livigno. Quindi Bob Sinclair Livigno, non si dice Bob Sinclair Bivio, Bob Sinclair Aereo, perché non, cioè non, quando la comunicazione è venite a Livigno che c'è lo Snowland, venite a Livigno che quest'anno abbiamo voluto prendere Bob Sinclair, perché se diciamo viene a Livigno che c'è Bob Sinclair, la gente capito, dice cos'è sta cosa, viene a Livigno che c'è lo Snowland, non sa cos'è lo Snowland, quindi serviva comunque un nome importante. Sì, abbiamo utilizzato sicuramente il nome di Bob Sinclair, che fa da traino, e ci siamo concentrati principalmente nel nord Italia, in Svizzera e in Belgio. Questi sono un po' i mercati di riferimento, e poi ovviamente ci sono anche gli altri che circuitano attorno a Livigno, come la Polonia, Repubblica Ceca, che sono stati coinvolti in parte. Ovviamente serve molto budget, per cui abbiamo cercato di concentrare gli sforzi dove ritenevamo più profittevole. Sia abbiamo fatto una comunicazione sia online che offline, online principalmente tramite i social media, quindi Facebook Ads, AdWords e un po' tutti quelli che sono gli strumenti che il web consente. Invece per quanto riguarda l'offline abbiamo utilizzato affissioni che partiranno a brevissimo, quindi dall'inizio della prossima settimana. Poi abbiamo ricoperto la zona di Lecco e Como con dei bus brandizzati, le radio, Radio Number One in primis, poi Studio Più, Viva FM, Radio DJ che sono un partner con alcuni programmi, e Radio 105. In Svizzera con Radio 105 Planet, e poi un po' con le pubbliche relazioni. Abbiamo fatto un tra virgolette tour conoscendo e presentando lo Snowland a diversi gruppi di PR della zona di Brescia, Bergamo, Milano, con cui abbiamo fatto incontri, e tutti quanti sono rimasti molto, molto colpiti e molto. E tutti quanti hanno risposto favorevolmente a questo evento, perché lo ritengono qualcosa di diverso rispetto al solito, perché solitamente loro organizzano degli eventi a inizio stagione oppure nei ponti dell'Immacolata o Capodanno, che però sono eventi tra virgolette più facili da realizzare perché le persone in quel periodo sono più propense a muoversi, visto che sono periodi di vacanza. Esatto, mentre qui coniughiamo sia l'inverno, la fine dell'inverno, la neve, con la primavera, quindi l'arrivo della bella stagione, ed è un concetto un po' nuovo. Comunque c'è un ponte, però è un ponte che viene visto più verso il mare, invece noi proponiamo un prodotto musicale, un target ben definito, però in una località di montagna anziché in una località di mare. Bene.
Quando partirete con la comunicazione in radio, che cosa avete in mente? Farete qualcosa di speciale? Allora, noi come radio abbiamo coinvolto Radio Number One, One Dance 19. Radio Number One, vabbè, copre il nord Italia e la Svizzera italiana. One Dance è un emittente che abbiamo lanciato da un anno e mezzo, che fa la fascia più giovane, e 19 è una radio che fa parte della nostra famiglia da circa 6-7 mesi a seguito della unione commerciale col secolo XIX e fa la Liguria. Infatti abbiamo cercato di dare un respiro piuttosto ampio a tutta la comunicazione. Siamo già partiti con gli spot da venerdì, adesso partiremo con tutte le radio in modo massiccio. Abbiamo pensato anche dei giochi un po' più divertenti per rendere interattiva la comunicazione, perché se no avessimo pubblicizzato per un mese Bob Sinclair, Snowland e Livigno risultava un attimino più pesante, che sono ad esempio le personalizzazioni delle canzoni Bob Sinclair, cioè quando uno le sentirà su Radio Number One, One Dance o 19, lo focalizzerà immediatamente. Esatto, per avvertirlo che quell'artista che sta sentendo in quel dato istante lo potrebbe sentire dal vivo, se deciderà di andare a Snowland e Livigno, piuttosto che dei giochi in diretta finalizzati al vincere i pacchetti che ti permettono di assistere a Snowland e Livigno e quindi dare un po' più di interattività. E giustamente comunque, come diceva Daniele, anche Erio, quello che a me è piaciuto particolarmente dell'evento è stato che io avevo un debole per Livigno e lo frequento da tanti anni, ho lavorato benissimo con Daniele, con l'Unione Commercianti, ho avuto la disgrazia di lavorare sovente con Cisco e vabbè, con Erio c'è un rapporto che credo vada oltre il lavoro anche sull'amicizia, però le potenzialità di Livigno sono in mani, non lo dico perché sono qui, ma oggettivamente è una delle poche località italiane che abbia una trasversalizzazione di servizi così ampia, tanto che uno che non sa sciare come il sottoscritto riesce qua a passare dei giorni di vacanza. Ci sono località in cui sarebbe difficile dire esiste qualcosa oltre a quello. Qui, oltre alla capacità di sciare, anche in stagione inoltratissima, si unisce tutto il resto. Inoltre, devo dire che tante volte il calendario di una località è fatto da eventi eterogenei, che nel corso degli anni la storia cancella poi l'origine che abbiano avuto. Però all'inizio gli eventi vengono visti in modo molto particolaristico. Quello che mi ha fatto piacere qua è che solo al secondo anno, barra l'edizione numero uno, considerando quella precedente come edizione zero, si è creata molta coesione attorno all'evento, perché si è capito che travalica il confine dell'evento privato, ma diventa di località come abbiamo iniziato la trasmissione. Non è mai tardi per imparare, Epi è un maestro di sci, quindi perciò si potrebbe unire l'utile al dilettevole. Bene, se non vi sono altre considerazioni da fare o altre cose importanti da comunicare, avete qualche cosa da aggiungere? Grande in bocca al lupo. Vabbè, l'intento con cui nasce questo evento, io supporto in modo particolare, non perché adesso dobbiamo parlare di questo evento, ma perché sono convinta che nell'evento musicale ci sia quella capacità trasversale di attrarre una fascia di pubblico un pochino più ampia. Poi abbiamo parlato più volte anche del super ospite, quindi sicuramente sarà una leva importante per arrivare a Livigno. Perciò con un grande auspicio che questa edizione 1 abbia il successo che merita e poi che sia soltanto l'inizio di una lunga serie. Visto l'opportunità di avere Erio Galli qui, non posso non chiedergli che immagine, che idea si è fatto della sua Livigno, come se la immagina, che cosa vorrebbe di più per la sua Livigno? No, beh, non mi fai una domanda troppo difficile. No, beh, non è così difficile, no? No, davvero, perché io mi immagino, capito, di fare delle cose che... Gli eventi sono importanti, certo, bisogna continuare a proporre degli eventi, sì, crede molto in questo. Ma al di là di questo, no, mi piace pensare che Livigno abbia un futuro molto lungo, no? Mi piace pensare che si facciano delle cose che... siano nel segno della qualità, che lasciano un po' il segno, che possano portare un plus, magari non immediato, se immediato meglio, no? Ma che comunque ci possano portare a essere anche noi una località non solo della zona franca, no? La località dove uno va, trova ristoranti belli, dove belle strutture, trova bei negozi, capito? Quindi già siamo sulla buona strada, no? Noi dovremmo, capito, riuscire ad arrivare un giorno... Ad essere sempre in corsa.
quello io. Quello io. Però, dai, sono appena stato a Chamonix, no? vedi altra gente. Però, capito, loro hanno il Monte Bianco, capito? Noi non abbiamo il Monte Bianco, quindi dobbiamo lavorare su noi, perché la natura ci ha messo qua. Va già bene rispetto ad altri posti, va già bene. Una località che è un riferimento per lei qual è? A cui si ispira o che le piace? Che... Anni fa eravamo andati con l'amministrazione Peri, no? Eravamo andati all'Alberg. Beh, allora sta parlando di almeno 2 decenni fa. Eravamo andati all'Alberg, eravamo andati a Lech. E Lech è tanta roba. Questo è una valle un po' tipo Livigno, vabbè, adesso ormai penso che lo sappiate anche voi, insomma. Bisogna che tutto questo renda alla fine, no? E che sia remunerativo, e quindi bisogna anche puntare a qualche cosa che porti. Ha detto, sono stato a Chamonix, ho visto bella gente, insomma, no? E vedi una bella struttura con bella gente, perché sai, le cose vanno di pari passo. Io ringrazio Erio Galli e tutti i miei ospiti, che sono davvero tanti, Alessia Galli che è al suo fianco. Grazie. Ringrazio grazie. Daniele Gerlin, ringrazio Sisco, grazie anche a Sisco, ringrazio il vicepresidente degli albergatori, grazie. Daniele Compagnoni, Epi Bormolini, ringrazio Mirko Bertoldi. Grazie a voi. E naturalmente Stefano Morcelli, anche per l'enfasi che grazie ha portato al nostro programma, per l'entusiasmo, diciamo che ci ha convinti. Quindi per giovani, e se non hai entusiasmo quando sei giovane... Hai ragione, hai perfettamente ragione. Il festival è questo. Certo. Bravo. Quindi l'appuntamento è per il 22-24 aprile a Livigno con Snowland. Grazie per averci seguito, arrivederci.